Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori. Siamo qui all'interno di un bellissimo negozio. Yayo è il marchio che stiamo promuovendo. Adesso andiamo a parlare direttamente con l'interessato. Salve, buonasera. Come ti chiami? Io mi chiamo Rosario, ma il mio logo è Yayo, è il mio diminutivo. Ho iniziato nell'ambito della moda circa 30 anni fa. Ho collaborato per diverse aziende, sia di pronto moda che di alta moda, come disegnatore. Sono 3 anni che ho iniziato questa mia linea. Ho iniziato semplicemente con accessori, ossia borse, solo borse. Solo che, come dico, il primo amore non si dimentica mai, quindi ormai sono passato all'abbigliamento. La borsa è più un accompagnamento. Le mie collezioni hanno questa caratteristica, cioè io utilizzo filati, puri filati, d'inverno lana e d'estate cotone, che acquisto e che do alle magliaie, quindi è un prodotto proprio artigianale. Dopodiché dalle magliaie tutto il lavoro passa all'assemblaggio e mi aiutano, mi servo di questa sartoria che si chiama Sartoria Lacuna, no, Onlus, e assemblano tutti questi capi. Quindi diciamo il mio lavoro è continuo, perché poi seguo sia le magliaie che il laboratorio fino alla fine del capo per il controllo generale. La mia caratteristica è proprio abbinare i filati naturali con tessuti tecnici, e questo lo faccio anche per le borse, ossia abbino quasi sempre la pelle con tessuti tecnici. Sempre la stessa, diventa una borsa a tracolla, oppure la tracolla si infila nell'anello e diventa zaino. Quindi diciamo mi diverto a creare capi trasformabili, accessori trasformabili e capi trasformabili soprattutto per l'inverno, che sono reversibili. D'estate, insomma, essendo la stagione più calda, quindi posso attenermi solo al cotone e ai tessuti tecnici. Cioè mi piace questo abbinamento del tessuto sintetico, quindi tecnico, con le fibre naturali. Bene, complimenti. Noi adesso andiamo a dare un'occhiata e nei particolari faremo vedere ai nostri ascoltatori e telespettatori tutto quello che c'è da vedere. Perfetto, grazie. Sartoria Lacrona. E noi abbiamo qui Angelo che ci parla appunto di questa realtà particolare, progetto sociale. Buonasera, Lacrona è un progetto sociale che nasce qualche anno fa insieme con l'ASL RMC, con il centro di salute mentale dell'ASL RMC. Noi entriamo 3 anni fa all'interno di questo progetto con la nostra cooperativa e decidiamo in qualche modo di gestire in modo un po' diverso rispetto a quello che era originario. All'inizio loro facevano soltanto riparazioni, noi invece entriamo con un ambito di produzione, e siamo molto contenti che Yayo ci abbia, diciamo, onorato della sua fiducia, perché insomma noi lavoriamo con un 50% di personale che comunque è svantaggiato, che comunque ha problematiche, e quindi è chiaro, è più complicato lavorare. Tra l'altro noi siamo una specie di piccolo porto di mare, perché con noi ci sono ragazze nigeriane, ucraine, albanesi, c'è una ragazza sudamericana, quindi insomma è anche complicato, diciamo, interagire sotto l'aspetto linguistico, però insomma le cose vanno e siamo molto contenti che Yayo continui a lavorare. Questa è la seconda collezione che fa con noi. Bene, a noi è piaciuto molto quello che abbiamo visto, soprattutto il progetto che c'è dietro, è interessantissimo, quindi io vi consiglio di andare a informarvi su questa nuova realtà e magari ad acquistare questi capi di altissima qualità.